non guardiamo la classifica, è troppo, troppo presto ora come ora. Ora come ora pensiamo. Quindi 3 punti li lasciamo al Sassuolo, cioè. No, assolutamente, no, quello magari no, però. Cioè, se iniziamo a guardare la classifica adesso, arriviamo a fine campionato che siamo tutti pazzi. No, cioè, pensiamo a lavorare, a cercare di rimanere sereni e comunque cerchiamo sempre di amalgamarci sempre di più, perché si sapeva che momenti difficili ne sarebbero arrivati, però è qui che si formano le squadre, è qui che si formano i raggiungimenti degli obiettivi, e quindi noi pensiamo a lavorare e a fare gruppo. Ma secondo me tanta è l'esperienza, che purtroppo cioè, quasi nessuno di noi aveva mai giocato in Serie A a questi livelli prima d'ora, a parte i nostri giocatori più esperti. E si vede, secondo me si vede tutto in campo, però poi sulle cose da lavorarci dovreste chiedere al mister, perché quelle non le so, però noi siamo sempre... Non ti prendi questa responsabilità? Sì, purtroppo sì, noi comunque eravamo entrati in quella partita, come ho detto, dopo la partita per vincerla, perché era comunque il nostro primo vero scontro diretto sulla carta, davanti al nostro pubblico, e anche in settimana volevamo, cioè, ci eravamo parlati tra di noi e volevamo comunque vincerla, ma come tutte le partite d'altronde, solo che questa forse ci eravamo messi forse anche quella pressione in più per appunto portare a casa i punti, e quello invece secondo me alla fine abbiamo peccato, perché sia come hai detto te, la partita più o meno si stava spegnendo sullo 0-0 e abbiamo peccato di voglia, secondo me, di andare avanti e cercare il gol. Negativo, positivo e negativo? Beh, sicuramente, eravamo comunque anche l'anno scorso una squadra che, cioè, se non entriamo, come aveva detto il mister, da squadra, aiutandoci, correndo l'uno per l'altro, abbiamo subivamo in B, figuriamoci a questi livelli. Però proprio su questo dobbiamo lavorare, e è normale, quello, cioè, una squadra che si deve, non ho mai visto una squadra che si deve salvare che non subisce, questo è poco ma sicuro, però come ho detto dobbiamo lavorare e migliorarci. Questo non lo so, perché comunque, cioè, la fisicità è mancata contro una squadra come il Chievo, che come ho detto prima sono tutti esperti, hanno 10 anni di serie, ogni giocatore ha 5-10 anni di serie alle spalle, e sì, sono giocatori anche lì, il Chievo comunque è una squadra tosta fisicamente, ma anche il Chievo contro qualche altra squadra di serie A, non solo contro i noi. Poi con noi purtroppo si è vista un po' più della differenza, però sono comunque dettagli, perché se la partita finiva 0-0 all'ultimo facciamo gol noi, non si parlava di fisicità e tutte queste cose qui, anzi esaltava le nostre qualità. Diciamo che a fare la differenza è l'esperienza, soprattutto. Secondo me sì, secondo me è quello. Senti, adesso a Sampdoria ripresa, per te una gara senza dubbio particolare, insomma. Sì, troverò molti miei ex compagni con i quali sono stato benissimo, e come dicevo prima, dove sono cresciuto quando sono tornato in Italia, prima di venire a Pescara. E no, sarà una gara per me molto importante, ma è importantissima comunque per tutta la nostra squadra, perché abbiamo di nuovo un'occasione per tornare in campo in casa e cercare di fare risultato.